subiscono le violenze più inaudite. C'è una crisi umanitaria ormai a livelli altissimi e l'Italia cosa fa? Il governo dice di respingere un ordine del giorno dove chiediamo di impegnarsi a livello internazionale per far sì che in Libia, in Siria, termini la tratta degli esseri umani che sono utilizzati come schiavi dagli scafisti e da chi fa questa tratta di esseri umani, come schiavi per anni prima di fare un viaggio verso la morte, di porre fine alle torture che l'ISIS infligge a quelle popolazioni, di porre fine al rischio che viviamo in tutti i paesi occidentali venendo minacciati a casa nostra, nelle nostre libertà. Noi riteniamo che un atteggiamento positivo di tutti gli alleati europei oggi ci debba portare a un'azione di coraggio e a un intervento contro queste organizzazioni terroristiche e criminali. Grazie. Grazie. Numero 20 Altieri, parere contrario del governo, la votazione aperta. Palese. Chi non riesce a votare? Non vedo mani alzate. Ah sì. Spessotto, De Lorenzis. Colleghi, se aggiustiamo il suo voto così poi chiudiamo. Bene. Caruso. La votazione è chiusa. Presenti 320, votanti 267, astenuti 53, maggioranza 134, favorevoli 22, contrari 245, la Camera respinge. Artini, il 21 riformulato, va bene? Presidente, solo un istante. La riformulazione potrebbe essere anche accettata. Io devo comprendere nella riformulazione una cosa. Mi viene proposto di inserire anche Israele tra le parti che vanno ad operarsi nel ripristino del valico di Rafah, ma in questo caso Israele non è parte in causa, per cui preferirei, chiedo al governo, eventualmente togliere il secondo impegno per evitare alcuni passaggi. Bene, il governo lo riformula togliendo il secondo impegno? Sì, bene, allora si intende riformulato eliminando il secondo impegno. Così c'è il parere favorevole del governo, accettato da Martini, andiamo avanti. 22, Mattarelli parere favorevole, quindi presumo che non ci siano problemi. C'è un parere contrario sul 23 secondi, lo mettiamo ai voti. La votazione è aperta.